sua ultima volta in cui si è mistica d'amore. In realtà, quando parla, là, lungo il naviglio, portato da un buon amico, a casa sua, in quel guardaturo di cose in cui il suo cuore provava la pressione domestica. Gli era tenacemente legata, come lo era per tanto di naviglio, destinato l'ultimo scorcio di una lama di cattivi. Di fronte ad ogni offerta non aveva mai voluto lasciarlo. Ci chiedeva di trovare un posto per sedere, perché voleva chiederci l'ospitalità per far spazio al racconto interminabile del suo dolore. Noi eravamo preoccupati del freddo delle cose necessarie per vivere. Lei, invece, ci raccontava del lungo tragitto della sua esistenza attraverso l'avventura lancinante della sofferenza. Volevo rendermi in quell'occasione la visita che mi aveva fatto la facoltà teologica quando era venuta in cerca di un amico dell'anima. Avendo perso il suo mentore, Monsignor Gianfranco Aramasi, che l'altro giorno ha scritto un tratto di grande dolcezza e inteso d'affetto, che mi ha pregato di porgere la sua personale partecipazione. Mentre Anna parlava, scrisse veloce la dedica al volume che mi donava. È un testo, mistica d'amore, dove raccolgo il critico che culmina nel poema della croce, che ha avuto come teatro sacro di rappresentazione, in una sera magica, proprio il cuore, la cattedrale della sua vita, del Sassi. Questo è lo stato nascente della poesia, è il suo primo giorno di primavera, che attraversa la cima a fondo l'opera poetica di Anna Maria, la ferita inguaribile tra ricerca appassionata della macchina e il folle dolore della sua assenza. Grazie.